non mi piace mai sprecare parole per alimentare polemiche. Di certo registro che anche sulle partecipate dello Stato, alle ferrovie qualche settimana fa, questa dicendo meno, forse qualche attenzione in più credo andrà messa, ma ripeto, questa dovrà essere. Guardi anche qui. Sì, ma mi colpisce che ci siano vittime adesso al di là dell'età, perché non ho capito se era una partita IVA, come consulente, anche qui. Non voglio usare questo come pretesto, quello che vorrei è che tutti quanti ci battessimo e ci si battesse per maggiore sicurezza sul lavoro, non solo nei momenti delle tragedie o nei minuti successivi, ma tutto l'anno. La mattina sarò al corteo, mosso all'Alone e CGL UIL. Sono stato adesso, prima di salire, al presidio della sede di Bologna del CIS. Sono quelle classiche situazioni in cui bisognerebbe davvero mettere da parte le differenze politiche e provare a lavorare come un solo uomo a tutela delle persone, delle donne, degli uomini, delle ragazze, delle ragazze, di tutti i lavoratrici e lavoratrici. Questa è una battaglia che va fatta, sì, sono d'accordo. Sarebbe utile che questo teatrino della politica, spesso ormai insopportabile, tant'è che la gente non va più a votare, si acquietasse senza sconti per nessuno, qualora si dovesse trovare responsabilità ben precise, ma noi davvero questo tema della sicurezza sul lavoro deve diventare priorità nazionale.